Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Quest'oggi parlerò di un argomento molto interessante, ovvero le monete alternative, perché c'è molta gente che mi chiede dove investire, se è meglio il Bitcoin, se è meglio il Ripple o Ripple, come si chiama poi, o in Ethereum. E quello che voglio dire io è che prima di investire bisogna fare delle ricerche. Bisogna fare delle ricerche molto accurate, leggere il cosiddetto white paper, ovvero il documento su cui si basa la fondazione di quella moneta, capirne le motivazioni, cosa c'è dietro. E intanto che faccio il video, vi faccio anche vedere un po' dove sono, così ecco, sto andando a casa, così vedete anche un po' dove abito. Allora, io ho investito nelle monete alternative, anche se adesso è una cosa che non farei. Io ho avuto anche abbastanza fortuna, io nella vita ci ho sempre azzeccato, proprio ogni cosa che ho fatto è stata puntuale, precisa e mi è andata sempre molto bene. Io infatti l'anno scorso è incominciato ad apparire sugli exchanger il Ripple o Ripple. Ho letto molte informazioni su questa moneta, è una moneta di proprietà delle banche. Chiaramente, essendo un qualche cosa di proprietà delle banche, ero molto diffidente, perché la forza del Bitcoin è la sua decentralizzazione, mentre invece il Ripple non è esattamente una moneta propriamente detta, ma lo potremmo definire come un vettore, un qualche cosa che a questo gli si aggrappa una moneta e la banca lo può utilizzare per fare una transazione di un altro bene, che può essere una moneta fiat oppure anche dei titoli. Il Ripple, diciamo, è quello che propriamente detto si potrebbe definire come vettore e non come moneta. Tuttavia, quando è uscito costava qualche cosa del tipo 0,000, praticamente non costava niente, quindi ne ho comprato in quantità industriale. Nel giro di poco, nei primi del 2017, ho avuto fortuna e ho fatto in pochi giorni il 1000% di profitto. Il 1000%, ecco qui, è come vedete qui dietro di me, dove sto entrando, c'è una bellissima... Che cos'è questa? È una fortezza russa. Questa qui è la Nikolaevskaya Varota, l'arco di Nikolai, dove si entra, e un tempo, una volta passata questa fortezza, entrati nella fortezza c'era la dogana. E io ho un appartamento qui dentro che tempo fa l'ho messo in vendita sul gruppo. Il posto è bellissimo, l'ho messo in gran vendita sul gruppo, ho detto 2 bitcoin me ne libero, lo vendo, tanto io poi so che il bitcoin alla fin fine, essendo lungimiranti, io fra un anno o due ci ho comunque guadagnato, perché non si arresta adesso la corsa del bitcoin, ma è qualche cosa che si andrà sempre di più a apprezzare nei prossimi anni, fino a che avrà raggiunto il massimo potenziale della popolazione mondiale, quando sono ormai entrati dentro tutti quelli che potenzialmente possono entrarci. Allora si sarà saturato e la crescita sarà molto più lenta, però comunque crescerà se lo confrontiamo con il dollaro o l'euro, perché il suo meccanismo è comunque deflazionistico, non viene stampato dalle rotative. Allora, un'altra cosa che ho fatto è stato interessarmi, ecco, come volevo dire, no? Quando tu vuoi fare un investimento non devi chiedere un parere ad un altro, perché non te lo dirà mai. Se ti darà un parere, te lo darà sempre da irresponsabile, perché ognuno dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni e decidere in maniera convinta, ma non perché io ho detto un altro. Sennò poi alla fine, infatti, chi mi scrive non gli rispondo neanche, perché so già che io le mie idee ce le ho, però non voglio trasmetterle agli altri, perché
essenzialmente quando uno rischia qualche cosa di suo è meglio che sia lui stesso ad esserne convinto. Io vi dico solamente i miei metodi, perché mi auspico che anche voi quando investite qualche cosa andate a fare delle ricerche. Io sul dove ho investito io so come funziona, e voi cercate anche di fare la stessa cosa, di capire come funziona e quali sono i meccanismi. Quali sono i meccanismi è una cosa molto importante. Le monete alternative, io da tanti anni che le seguo, di 6.000 che ne sono nate, 3.000, la metà sono già morte, non esistono più, per cui un mercato che tu butti dentro soldi, poi domani ritrovarsi senza niente. Per cui cosa vuol dire? Se 6.000 monete alternative sono nate, in questo momento metà sono morte e ce ne saranno 3.000. Dati aggiornati a 2 mesi fa, poi adesso non mi interessa proprio esattamente della materia. Quindi cosa volevo dire? Quando tu investi in una di queste monete devi essere abbastanza sicuro del costrutto che c'è dietro. Il valore delle monete, siccome è un valore che non è intrinseco, come anche abbiamo, vi ho già detto, nell'oro non c'è un valore intrinseco nemmeno nei soldi, no? È un qualche cosa che viene attribuito dalle persone. C'è un metodo empirico che è anche stato abbastanza dimostrato sul Bitcoin per valutare quello che è il suo valore in un determinato lasso di tempo, in un determinato momento con un metodo empirico. È quanto questa parola Bitcoin appare nelle ricerche di Google. Quindi con Google Trends voi potete vedere il grafico e vedere quanto la gente si interessa a questa moneta, quindi lo cerca. Non è una cosa correlata direttamente, però diciamo è indirettamente, in maniera indiretta c'è una sua correlazione, ovvero la gente che si interessa o vuole, gli è arrivata la pulce nell'orecchio del Bitcoin, cosa fa? Cerca informazioni. Dove la cerca? Su internet. Aumentano le ricerche, quindi la gente che si informa, più aumenta la gente che si informa, e in maniera proporzionale ci sarà anche più gente che abbraccia questa moneta, più c'è interesse, essendo la collettività l'interesse generale di tutti che danno valore alla moneta, questo è ovvio che sia non il valore non sia non un valore aleatorio, ma dato dall'interesse della collettività per un determinato qualche cosa. Quindi la gente più cerca per determinare se vi è un costrutto tecnico, se vi è sotto una tecnologia, se vi è sotto una prospettiva futura, se vi sono sotto delle truffe. Cioè, un esempio, esiste anche il Ponzi Coin, e uno mi direbbe, ma il Ponzi Coin, che cazzo di moneta è? Il Ponzi, ci hanno fatto anche... Eppure è una moneta che ancora esiste, non è andata in bancarotta. Si vede che evidentemente, pur essendo un qualche cosa correlato al Ponzi, è un qualche cosa che comunque ha un suo... cioè regge al mercato, ha un suo interesse, ha una sua cerchia di persone che la utilizzano. Allora, cosa volevo dire? Praticamente noi delle monete alternative ne abbiamo diverse, c'è per esempio l'Ethereum. L'Ethereum è una moneta che inizialmente, quando mi sono interessato a questa, ho cercato anche io di capire come funzionava. Io ero molto interessato alla possibilità del fatto che questa moneta è ancorata a un sistema informatico che permette di eseguire delle script con la macchina di Turing. Questi script non vengono eseguiti su una sola macchina, ma in un sistema peer-to-peer, quindi inattaccabile. E io mi ero interessato dal punto di vista tecnico di questa cosa. Visto che a quel tempo lì ero capitato a San Pietroburgo, dove c'ho un appartamento anche lì, anche sempre lì, io sempre c'ho gli appartamenti dove ci sono le fortezze, anche lì dove c'è la fortezza di Pietro Paolo, mi sono incominciato ad interessare allora dell'Ethereum. E chiaramente per capire bene qualche cosa dell'Ethereum
ho dovuto chiedere a qualcuno che secondo me poteva essere molto afferrato all'argomento, cioè a qualcheduno che per intenderci ho chiesto alla massoneria. Siccome ho invitato il gran maestro della massoneria russa, che è mio amico, a un ristorante italiano che è di un altro mio amico, e ho cercato di farmi spiegare qualche cosa sull'Ethereum, perché essendo comunque l'Ethereum è un prodotto russo, ho detto dove chiedo, chiedo in Russia, ho cercato di riuscire a capirci dietro qualche cosa. Allora, cosa ho scoperto dell'Ethereum? Praticamente questo gran maestro mi ha parlato un po' di questa cosa qui di smart contract, però io, avendo cercato molto la documentazione su internet, la cosa mi sembrava molto di truffa, cioè sembrava un qualche cosa fatto così molto velocemente, che poteva magari anche funzionare, però essendo poco documentato io volevo anche vedere un po' i sorgenti, quindi non ero riuscito a trovare tanta cosa. E il mio sospetto è che era un qualche cosa che non potesse, cioè potesse essere facilmente attaccabile per esempio dagli hacker, oppure che quegli script in qualche modo potevano non funzionare, o potevano cadere in loop, potevano... Ed ero molto interessato anche a poter scrivere a questi tipi di script. Allora, ho parlato con questa persona e lui mi fa sì, mi diceva, questo Efir, è il nome, Efir è la traduzione russa di Ethereum, Ethereum è un nome in latino che vuol dire etere, e questo russo me li chiamava così. E lui mi fa, io guardi, io non sono un tecnico, però ti faccio sapere, fra una settimana ti dico tutto. E lui è andato a parlare con qualche esponente che sapeva vita e morte e miracoli, e dopo una settimana mi incontra e mi dice, sei degli Ethereum, io so uno che praticamente dovrebbe sapere tutto, però sono andato da lui, mi ha detto sì, so questo, quello. Poi gli ha fatto 4-5 domande e mi fa, sai cos'è, dopo 5 minuti che parlavamo ho capito che anche lui non sa niente, cioè magari ne sapevo più io che questo qua degli Ethereum. Per cui alla fin fine io di questo Ethereum non avevo una convinzione dal punto di vista tecnico, però anche lì, visto che poi alla fin fine cosa ho guardato più che altro? Ho guardato la notorietà del nome, che è quella che dà il prezzo, non tanto la tecnologia, pur sapendo che magari dietro c'era qualche cosa che poteva non funzionare, qualcosa fatto improvvisata, che si poteva creare, che poteva succedere di tutto. E ne ho presi anche lì una quantità industriale, ma io sto parlando che io li ho pagati ma pochissimo, adesso non so, $10, 7, cioè una roba così. E ho preso questi Ethereum qua. E anche lì ho avuto un culo della Madonna, sono schizzati su, guarda, tantissimo, e ho convertito tutto in Bitcoin. Cosa ho fatto? Gli ultimi Ethereum che ho preso, che li ho venduti di recente, li avevo presi a maggio e li ho pagati mi sembra sui 70. Era venuto in quel periodo lì, mi ero incontrato a Riga con un mio amico, e siccome io affittando appartamenti tutti per me i soldi sono che io sono sempre senza soldi, chi mi vede dice, ma cazzo Andrea, ma te non puoi neanche permetterti una camicia di seta, un qualcosa di normale, sei sempre senza soldi. Io sono sempre, perché per me i soldi non valgono un cazzo, è carta straccia stampata al cazzo delle rotative, come io ce n'ho in mano mi cerco, me ne libero. E in quel momento lì io magari affitto appartamento 4-5 giorni, ho qualche centinaio di euro, e cosa faccio? La prima cosa che faccio, li converto in qualche criptomoneta. A quel tempo lì ho detto, bah, l'ultima conversione che ho fatto di carta straccia è stata comprando Ethereum a sui 70 euro verso maggio, mi sembra. Allora, cosa stavo dicendo? Di recente li ho venduti perché sì, è vero, la teoria, almeno tra noi che utilizziamo il Bitcoin, appassionati di cose qui, è diversificare tutti hanno quel 20% in moneta alternativa, ma io oramai
ho raggiunto quel livello che non me ne frega più niente a me delle altre monete. Quella è una cosa che uno fa inizialmente, magari se a rischio pericolo, e ti può andare bene, perché quelle, come è successo a me, ti possono dare in un lasso di tempo molto breve un 1000% di guadagno. Però possono anche domani scomparire. A me è andata bene. A voi non lo so, non chiedetemi mai il consiglio, perché ormai non seguo neanche più quegli argomenti. Io li ho venduti di recente a 3,50, perché io ormai delle altre, io non guardo cos'è il cambio dell'Ethereum in dollaro o in euro. Io anche quando do gli ordini di vendita lo do tutto correlato al Bitcoin. Per me il mio mondo è Bitcoin centrico. È come se voi mi dite cosa costa un caffè, io ti do 0,00018 bitcoin, ovvero 1215 satoshi, ma non cioè l'interesse per me sulle criptovalute è essenzialmente concentrato su Bitcoin. Per me tutto quello che è attorno è veramente troppo difficile da capire, e anche troppo difficile per me indovinare se può avere un futuro, perché dipende da tanti fattori che non sono solamente il costrutto tecnologico. Magari uno inventa una cosa, io nella vita ho inventato cose che magari sono fatto prima degli altri, non so, fare un social network 7 anni prima di Zuckerberg. Cosa mi ha portato? Niente. Cioè, bisogna essere anche bravi e avere una struttura dietro a riuscire a promuovere la cosa. Per cui sono due cose che devono andare bene: crea un qualche cosa di allettante, che non abbia concorrenza, che sia veramente un prodotto all'avanguardia, ma non basta. E poi devi avere anche un team di persone che riescono a spingere quello che è la tua invenzione, e a curare le immagini, qualsiasi cazzata, se tu riesci a spingerla sui social network, quella cazzata assume un valore solamente perché è la gente che glielo attribuisce, la quantità. Quindi cosa volevo dire io? Inizialmente c'è gente, magari che studente non ha grosse cifre da poter spendere, cioè cosa può risparmiare uno studente? Non ha un business, non ha cifre che gli entrano tutti i giorni o tutti i mesi. Inizialmente uno può dire, se sono piccole cifre, come la penso io? Investi su monete alternative che magari possono avere un exploit. Se invece vuoi essere più pro, sappi che puoi perdere tutto, però chiaramente uno che ha piccole cifre perde tutto, cosa gli cambia? Niente, cioè la sua vita non gli cambia assolutamente niente. Se hai grosse cifre, io non consiglio di buttarle dentro in monete alternative, perché diciamo una criptovaluta ha la sua forza da tante cose, si può monitorizzare la sua solidità con tanti parametri. Uno, ad esempio, è vedere se la moneta ha un carattere Unicode associato. Il Bitcoin ce l'ha, ha un suo, tu sulla tastiera o quando scrivi un testo c'è il simbolo del Bitcoin, non c'è quello dell'Ethereum, del Ripple. Per cui la potenza del Bitcoin è questa, che è un qualche cosa che ormai si è affermato e essendo sulla strada del progresso non potrà mai regredire, diciamo, ha una sua stabilità. Io sulle altre la mano sul fuoco non ce la metto, per cui è inutile che state a scrivere come diversifico, cosa prendo, cosa non prendo. È talmente complicato che uno dovrebbe farlo come lavoro, cioè stare lì a studiarsi questo, quello. Io inizialmente l'ho fatto, ma l'ho fatto su due monete e con i miei sistemi empirici, vi ho detto, guardavo se era una moneta effettivamente che aveva una domanda utilizzando Google, se c'era un interessamento e tutto il resto, e poi essenzialmente sapevo anche di poter rischiare, cioè non è chiaro che non consiglio a nessuno di buttarci dentro grosse cifre se non se le può rischiare. Un'altra cosa, guardando un video di un mio collega giusto ieri, è quello suggeriva,
cavolo, ma se avete dei capitali, io un 5% ce lo metto dentro. Poi, come vedete che quel 5% già vi ha reso, vi ha moltiplicato e tutto il resto, riconvertite. È un ragionamento, sì, io rispetto anche l'opinione di tutti, però questo passaggio qui è un po' un ragionamento del cazzo, perché investire il 5% dall'euro, dal mio mondo Bitcoin centrico, significa investire il 95% in moneta fiat, in euro. Una cazzata, cioè un prodotto in bolla. Uno che suggerisce di investire il 95% in moneta fiat deve, come minimo, per essere a posto sulla coscienza, deve avvisare: ragazzi, investite solo quello che siete disposti a perdere, perché quella lì è tutta carta straccia che non vale un cazzo. Per cui investire in dollari, in euro, e tenerli soprattutto sul conto corrente, dove tutti i giorni ci sono banche che scappano con gli investimenti. Ma Banca Etruria ha fatto bene a scappare con gli investimenti di quelli lì, ma sono contento, ha fatto benissimo. Anzi, io vi dirò di più, quella gente lì, sono scappati con i suoi investimenti e vota ancora il PD, vota ancora Renzi e la Boschi, e quindi hanno fatto bene ad incularli. Cioè, cosa devono fare? Fatto benissimo. Vi saluto da questa bellissima fortezza. Stavo vendendo tempo fa, ho detto: bah, dai, vendo un appartamento, 2 bitcoin, che è anche appena ristrutturato. Solamente il frigorifero che c'è di sera, vedete, faccio i video, c'è quel frigorifero alle mie spalle, è uno Zil Moskva del 1950, proprio di quell'anno lì, è rarissimo, è il primo anno che hanno cominciato a produrli. Se cercate su eBay, così, è un frigorifero che in condizioni come quelli è nuovo praticamente, vale già lui 2, valeva quel tempo lì, vale 2, adesso ne vale 1 bitcoin. Quindi chi comprava l'appartamento, comunque l'affare l'avrebbe fatto, e l'avrei fatto anch'io, perché io so che il mio bitcoin adesso come adesso, io mi sarei tenuto il mio bitcoin, comunque fra qualche anno avrei avuto una cifra considerevole. Ognuno deve fare i suoi ragionamenti, deve essere libero di pensarla e decidere di testa sua, soprattutto quando si tratta di metterci dentro dei soldi. Ciao a tutti e alla prossima.